Continuano gli incendi alle Hawaii, che stanno devastando da ieri la contea di Maui. A rendere più difficile gli interventi per sedare i roghi, l'uragano Dora, che alimenta le fiamme, favorendo la diffusione dei roghi. Si aggrava di ora in ora il bilancio degli incendi che da ieri stanno devastando la contea di Maui, nello stato americano delle Hawaii. Le vittime accertate, infatti, sono 36, come ha reso noto un comunicato stampa rilasciato dalle autorità locali. Ma il numero dei morti potrebbe salire già a partire dalle prossime ore. La governatrice Sylvia Luke ha dichiarato che i roghi non sono ancora sotto controllo e che la strada per la ripresa sarà lunga. Le fiamme, infatti, hanno distrutto centinaia di case e aziende. Dobbiamo trovare un modo per aiutare molte persone nei prossimi anni. Proseguono intanto le evacuazioni. Il direttore del Dipartimento dei Trasporti delle Hawaii, Ed Sniffen, ha reso noto nel corso di una conferenza stampa che oltre 11.000 persone ieri sono state evacuate da Maui. Tra loro, soprattutto non residenti che si sono affrettati a lasciare l'isola tra non poche difficoltà. Diversi aerei, infatti, ieri sono decollati semivuoti perché le fiamme hanno raggiunto anche le strade che conducono all'aeroporto, impedendo a molte persone di raggiungere lo scalo. Per questa ragione, la contea di Maui ha organizzato decine di autobus che sono stati presi d'assalto da centinaia di persone terrorizzate. Gli elicotteri militari hanno sganciato ieri circa 150.000 litri d'acqua sulle zone interessate dai roghi che stanno divorando molte zone residenziali. La Guardia Costiera ha confermato all'emittente CBS che decine di persone sono state tratte in salvo a Lahaina dalle acque dell'oceano, dove si erano gettate per cercare salvezza da caldo e fumo intensi. A complicare la situazione, il servizio di chiamata di emergenza 911 non funziona in alcune aree colpite. La situazione è molto seria e drammatica, ha aggiunto Sylvia Luke. Le evacuazioni sono in corso, ha proseguito, senza poter dire quante persone siano state colpite.